Ma tocca a te. Ah, ok, tocca a te, ma senza capire. Vieni, vai. Guardate qua. Devo parlare con tua madre, Damiano, perché lei forse si risente. No, ma è orgogliosa. Un attimo di secondo. Grazie, vai. Grazie. Guardi senza sciatica, eccoli quelli. Anche centrale qui, per favore. Molto, perché è proprio il professore che io non ho avuto, ed è per questo che sono stato un pessimo studente. Non ho avuto la fortuna di avere un professore così intelligente, così sensibile, così anche psicologo in qualche maniera. Sono d'accordo sul fatto che questa è una serie importante, particolarmente in questo momento così drammatico che tutti quanti noi stiamo vivendo, con tutti i problemi che conosciamo. Perché sono storie edificanti, sono storie con un cuore positivo e che utilizzano la commedia per arrivare. Io ritengo che la commedia misurata, che racconta anche storie drammatiche, sia la forma cinematografica che assomiglia di più alla vita reale, ed è anche per questo è la più difficile da realizzare bene. Voglio ringraziare tutti i miei colleghi, a partire da Claudia, che è la compagna di lavoro ideale. Dai, per così. Chiunque. Va bene così. Yeah. È giusto così. Questa cosa. Ed è anche sempre, come vedete, contenuta nelle sue espressioni. Voglio questo iniziare. Entusiasmo è ciò che ci ha spesso salvato. Sì. Questo entusiasmo è anche un po' posticcio. Non è posticcio, comunque io voglio ringraziare anche Alessandro Casale, che come ha già detto è entrato in corsa e l'ha fatto benissimo, con grandissima professionalità. Perché non hai le doti di Dante, decisamente, però saresti il professore molto accattivante. Per noi giovani studenti. Iniziare questa seconda serie è stato tanto tanto difficile, perché io ero molto scossa dalla mancanza di Alessandro, perché Anita è una creatura molto di Alessandro, perché al di là della scrittura che c'era, però in fase di provino proprio sono state decise alcune cose per Anita, e quindi all'inizio è stato molto difficile. Conoscevo Alessandro Casale già da molti anni, quindi io capisco tutta la difficoltà che ho potuto sentire in testa alla nostra lavorazione, perché emotivamente era un set molto, molto provato. Io vedevo il dolore non solo negli attori che avevo intorno a me, ma nella troupe che c'era intorno a me, quindi sperare entrare in questo clima così doloroso, dove però era necessario ritrovare un entusiasmo, credo che sia stato un compito particolarmente difficile. Per questo ti dico grazie, per averlo fatto con grande slancio, per averci abbracciati tutti come avevamo bisogno di essere abbracciati, e per averci permesso di continuare a fare un lavoro splendido, perché questa serie è adorabile, perché tocca un sacco di punti. Ora no, lo sappiamo che è una serie bella, scritta bene e concepita bene, che amano un po' tutti, ama la Rai, ama Panigia, insomma io sento la passione e l'amore per questo progetto un po' dappertutto, anche questa non è una cosa spesso che accade, no? E quindi insomma ecco, sono qui di nuovo con Anita, che è questa pasticciona che si conferma tale, donna inquieta, che in realtà non si placa neanche
con un rapporto più sereno con Dante, quindi insomma la vediamo sempre aver bisogno di qualcosa, sempre che c'è un'urgenza, questa qui che non capiremo mai da dove proviene. Però questa è adorabile, straordinaria amica. Dante è un super padre, un super professore, quindi spesso ti mette faccia a faccia con realtà scomode per un adolescente in fase, come dire, di sviluppo. Però ritornare quest'anno è stata un'attesa lunga, sono passati 2 anni e sono contento che questi 2 anni siano giunti al termine. È vero, c'è stato un carico emotivo notevole all'inizio del lavoro per quello che è successo e per quello che ci aspettava, poi appunto ci ha un pochino disarmato all'inizio. Devo dire poi io e Damiano abbiamo trovato una forza anche in questo, abbiamo dedicato delle scene, grazie ad Alessandro Casale abbiamo dedicato poi il nostro lavoro anche ad Alessandro Dell'Atri e il suo ricordo è stata un'eredità che io spero poi un giorno di poter tramandare con il mio lavoro e alle persone appunto che tengo come ha fatto Alessandro con noi e grazie appunto anche ad Alessandro Casale e appunto poi tutto alla RAI e a Vanigiai e tutti coloro che hanno preso parte a questo progetto al quale teniamo tantissimo per averci aiutato a portare una storia così semplice ma bella alla fine, anche delle cose semplici forse che stava bellissima. Lo ha capito molto presto, strano. Sì, proprio perché ha avuto dei super professori appunto. quindi grazie per essere qui oggi e spero appunto che il nostro lavoro vi possa scaldare il cuore come ha scaldato il cuore a noi. Avere la possibilità di ritrovare questo personaggio, che appunto è un personaggio al quale sono molto affezionato, sia per il ricordo che ho di Alessandro Dell'Atri, che mi ha dato questa opportunità quando non avevo neanche in mente di fare questo lavoro, che non ringrazierò mai abbastanza, insomma. Quindi mi piace dirlo e voglio dirlo, voglio sottolinearlo. Comunque, diciamo che in questa seconda stagione ritroviamo Manuel simile alla prima stagione, nel senso che ama mettersi nei guai, non smetterà mai di farlo, però allo stesso tempo è più maturo, maturo non nelle scelte che fa, ma nelle reazioni che ha quando scopre determinate cose. È una stagione in cui succederanno tante cose, ci saranno tante scoperte, è molto ritmata, lo dicevamo prima con Alessandro, che devo ringraziare assolutamente. Per la disponibilità che ha avuto nel lasciarci continuare il corso di personaggi che avevamo creato nella prima stagione, tramite ovviamente anche la sceneggiatura, ma anche tramite il lavoro di Dell'Atri. E quindi ti ringrazio davvero per questo, perché è stato per noi fondamentale. Ringrazio Alessandro, ringrazio Claudia, ringrazio Nicolà, tutti i ragazzi della scuola, insomma della classe, perché i rapporti che ci sono nella serie, i rapporti umani sono veri, sono rapporti che abbiamo anche nella vita reale e li abbiamo tenuti e li teniamo perché sono fondamentali per noi, e guardarsi in faccia di oggigiorno senza una mascherina che ci copre è per noi una cosa meravigliosa. Siamo tutti uguali, ci dicono che siamo tutti diversi, ma è una grandissima bugia. Credo che alla fine il filo conduttore che a volte ci manca è l'umanità, che non deve mancare. Io spero per il mio personaggio e per tutti i ragazzi che nella vita reale hanno questo tipo di problematiche, di redenzione, di riprendersi la propria vita e di riprendere quel filo di umanità. Grazie.